Allora, ragazzi, eccoci qua. È piena di acqua sporca. Togliere il tappo. Vai a spigolare. Avevo sto problema, ragazzi, che non riuscivo a capire come fare per. C'è qualcosa dentro la vasca. Chiave sale a comandi. Non riuscivo a capire come fare appunto lì dove ci sono gli squali. E quindi continuavo a mastruzzarmi il cervello per capire che caspita fare. Qua siamo nella stanza del custode. Vi ricordate che qua c'era praticamente il tipo impiccato? Ecco, era qua. Quindi, ragazzi, se cercate che non riuscite a trovare, diciamo, sta cavolo di chiave, è dentro a quel cavolo di vasca. Tra l'altro, qua la vasca l'avevamo anche controllata, ma non ci dava niente segnato, ragazzi, se vi ricordate. Quindi, dopo il danno, la beffa, perché, sinceramente, cioè, avrei potuto farlo prima. Sì che, ok, sono morto dagli squali, tutto quello che volete, però ti fa un po' girare le balle. Detto questo, ragazzi, andiamo nella sala dal generatore. Tanto adesso abbiamo questa chiave e possiamo andare avanti tranquillissimi. Allora, naturalmente, visto che avete visto prima che sono morto dallo squalo, ho rifatto la parte e non ho guardato dentro al buco e così le api non sono spuntate, per fortuna. Perché altrimenti potete prendere quindi solamente la mappa senza far spuntare le api. Ed è una grossa cosa. Allora, andiamo qua sotto. Qua ho già fatto tutto, naturalmente, ragazzi, perché non volevo farvelo vedere di nuovo nel video, così siamo tranquilli. Ho già ucciso anche gli squali, sappiatelo, perché purtroppo non sapevo che avevo già subito la chiave, perché se avevo già subito la chiave, se l'avessi saputo prima, non avrei ucciso magari gli squali, avrei semplicemente skippati. Però, vabbè, ormai ci siamo fatti largo. L'unica cosa, dobbiamo fare attenzione allo squalo grosso, ragazzi, perché quello lì è un bel problema. Perché se spunta all'improvviso, siamo nella merda. Quindi corriamo subitissimo, ragazzi. Iperveloci proprio dobbiamo essere. Sperando che non spunti il cavolo di squalo. Incrociamo le dita. Tra l'altro ho chiesto anche a Putre, ecco che sta arrivando lo squalo. Ho chiesto anche a Putre se mi poteva dare una mano, ragazzi, perché non riuscivo proprio a trovare sta cavolo di chiave. E alla fine la chiave era in un punto veramente stupido, ragazzi. Ecco qua. Ha usato la chiave comandi. Questa chiave non serve più, abbandonarla, sì, ciaoone. Ok. Quindi, dalla parte della pianta, stavolta voi non potete entrare, invece nel primo potevate entrarci. Ok, attenzione, c'è una parte nuova, questa parte qua non l'avevo vista. Vediamo un po' che cosa ci attende, ragazzi. Non si può andare, quindi immagino di andare qua sotto. Oh cavolo! Io questa parte la conosco, è come se la conosco, ragazzi. Vi ricordate il pezzo? Tra l'altro è anche a tempo, mi sembra, sto pezzo qua, quindi sarà divertente, ragazzi, farlo. Ci divertiremo molto. Allora, esamina. Praticamente qua a un certo punto inizierà ad andare tutto a tempo e quindi dovremo far tutto per bene, altrimenti moriremo male. Come nostro solito. Un regolatore della pressione dell'olio. Al momento non c'è bisogno di regolare la pressione. Ok. Guardiamo un secondo di qua. Ah, di qua c'è un'altra porta. Attenzione. Ok. La porta è tenuta chiusa dalla pressione dell'acqua. Pensavo arrivasse uno squalo a farci paura, invece no. Questa cosa qua non mi ricordavo che ci fosse una porta, però va bene. Allora, vediamo un pochettino qua intorno prima di fare cose o altro. Che sicuramente i comandi del sistema principale tutto sembra essere in ordine. Ok. Viene visualizzato un messaggio di errore. Qualcosa non ha funzionato durante il drenaggio dell'acqua. C'è un interruttore per far defluire l'acqua. Premerlo? Sì. Ecco. Emergency, unknown source of pressure detected. Ok. Locking all doors to achieve maximum safety. Emergenza 10%. Ok, c'è qualcosa qua 30% probabilmente da of pressure fare. threshold. Vediamo. Aspetta, è andato a prendere anche. Non è il momento. Ah, proprio così. Va bene, ok, se non è il momento. C'è una leva di comando per la seconda antipressione, ma non è possibile muoverla se la sicurezza non viene sbloccata. Ok, e quindi? Reaching 15%
è bloccata. Sbloccare la sicurezza, sì. Il meccanismo di sicurezza del salando antipressione è stato sbloccato. Ok, quindi possiamo sbloccarlo. Tirarla, sì. Ok. Pressione dell'olio insufficiente, operazione di sicurezza terminata. Ripristina la pressione dell'olio, quindi sbloccarla. Ok, via, via, via. Via, 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 via. Pressione dell'olio. Che angoscia. Oh, aspetta, no, 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 cos'è? Questi interruttori controllano la pressione dell'olio. Quale interruttore vuoi premere? L'uno. No! 70% of pressure threshold. Già stata ripristinata. No! Ragazzi, emergenza 70%. No, qua ci crepo, ragazzi. Mi chiedo scusa. Ok, prima devo sbloccarla. L'avevo detto anche prima. No! Ok. Sbloccata. Via, 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 via. Ok. Dovrebbe essere, penso, la seconda. Adesso vediamo. Veloce, veloce. Cazzo. Ah, no. Ok. Ok. Quindi, a posto. A posto, no? Non ho capito. Drenare l'acqua, sì. Ah, ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Ma che culo. L'acqua è stata completamente prosciugata. Ottimo. Quindi ora è tranquillo, non c'è più cose, quindi posso fare... Ah, mappa acquario. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Attenzione, in caso di guasto del controllo della pressione dell'olio, apri la valvola 1. Va bene. Ragazzi, non l'avevo letto, eh? Non l'avevo letto, ragazzi. Che culo. Che cazzo di culo. Mamma mia. Scusate la parolaccia, però lo slang, diciamo, ma cioè, ci stava, cavolo, ragazzi. Che culo. Mamma mia. Adesso dovremmo riuscire a poter aprire questa porta qua e vedremo anche lo stronzissimo squaletto, detto anche l'amico della natura, che praticamente è messo un po' a cavolo. Allora, intanto vediamoci un po' sta mappa. Ok. Attenzione, c'è roba qua. Granate. Tutto da immersione reti. Non sembra esserci niente di utile. Nient'altro qua. La scatola si è già scritta dinamite. È troppo fragile per essere usata. Beh, minchia, immagino. Qua che caspita c'è? C'è qualcosa per terra? No, è la luce. C'è anche una porta qua, che però... Aspettate. Sì, che tra l'altro è aperta. Però non voglio andarci adesso, ci andiamo dopo. Aspetta, qua c'era qualcosa? Vedo qualcosa? No? No, no. Proviamo a entrare qua dentro. Andiamo un po'. Ok. Dov'è lo squalone bastardo? Quello che ci continua a far male. Momento, monitor per esperimenti. Sembra che venisse usato per raccogliere informazioni sugli squali. La sedia presenta diversi segni di denti. Non c'è lo squalone, però. Dove cazzo è finito lo squalone? Ah, ecco dov'è lo squalone. Sali. Il nostro amico squalo. Sistema di controllo del flusso dell'acqua. Non riceve elettricità. Ecco. Generatore del sistema di controllo del flusso dell'acqua. Abbassare la leva a 6. Questo aggeggio potrebbe fulminarti. Quindi... andiamo via. Secondo me è ancora vivo lo stronzo. Perché mi ha fatto attivare quell'affare se è ancora vivo? C'è qualcosa che secondo me devo fare.
macchina di vario tipo, non ho idea di quale sia la loro funzione. Ma scusa, se mi ha fatto tirare giù la leva, perché? Perché? Cioè, ho capito come può fulminare, ma... generatore del sistema... alzare la leva? Sì. Deflusso dell'acqua. Ma questo secondo me devo accenderlo per forza, ragazzi. Cioè, nel senso, è una cosa che secondo me devo fare. Ma aspettavo che tipo lo stronzo... aspetta un po', ma quella lì è un'arma? Là sopra c'è un'arma? No. Niente. Ah boh, qua l'abbiamo attivata, quindi il flusso dell'acqua. Non so che cosa servisse, ma l'abbiamo attivato. Altre cose qua non vedo nient'altro, ragazzi. Io andrei avanti. Spero di non aver fatto una cazzata a lasciarla accesa, ma... cioè, altrimenti non so che cos'altro farci. Ok, quindi questa parte qua va bene. Andiamo qua. Qua dovrebbe esserci una porta che ci porta sopra, ma dove? Oh, attenzione. Ammo per il magnum. Oh, cazzo. Ok, ma da dov'è questo qua? C'è roba qua? I materiali sono imballati in modo compatto. Questo posto sembra una discarica di rifiuti. Dove ci porti qua sopra? Dove andiamo? Dove arriviamo? Ah, ho capito dove arriviamo. Arriviamo qua. E la porta... ho capito dove siamo. E ok. E ok. Allora, perfetto. Qua ci siamo. Abbiamo fatto tutto, ragazzi. Sotto... vabbè, altre cose secondo me qua non ce ne sono altre da fare. Allora, vediamo un po'. Ah già, è vero, qua non c'è neanche più da fare. Sì, secondo me al momento non c'è nient'altro da fare. Vediamo un po', vediamo cosa succede, vediamo. Spero succeda qualcosa. Magari spunta di nuovo Barry, che ne so. Al massimo, a parte che se al massimo comunque c'è qualcosa che non quadra, ragazzi, posso benissimo poi tornare indietro, eh. Intanto andiamo a salvare, perché abbiamo fatto mille cose, quindi non c'è per il cacchio di farle di nuovo poi dopo. Quindi andiamo a salvare, assolutamente. Purtroppo non ho ancora sta cavolo di chiave della galleria. Abbiamo trovato solamente ammo, che... non fraintendetemi, non guastano, però... anche se mi sa tanto che dovremmo però tornare per forza lì. Ci sarà qualcosa, forse... sapete cosa? Vicino alla porta... non vorrei che vicino alla porta del... di dove abbiamo fatto, diciamo, la... ah, no! Ho capito, ragazzi! Fermi tutti, ho capito! Aspettate che adesso vi faccio vedere. Aspettate che adesso vi faccio vedere. Madonna, ragazzi, che inventiva. Che inventiva che c'ho. Allora, fermi qua. Ah, oh, cavolo. Vedete, ragazzi. Parlare con voi riesco a capire le cose. Perché, tipo, faccio i miei sproloqui. E quindi ci sta sempre. Allora, vediamo un pochettino se è come penso io. Potrebbe darsi di sì, come potrebbe darsi di no. Aspettate che mi... vai.
Comunque volevo anche ringraziare Putrestino che mi ha dato una mano per cercare questa fantomatica chiave, perché è stato veramente complicato, visto che non riusciamo ad arrivarci né io né lui. Allora è stato abbastanza complicato. Stavo pensando, dicevo, che adesso tecnicamente l'acqua non gli arriva più alle radici, quindi le radici dovrebbero essere mezze andate. Quindi tecnicamente dovremmo forse poter accedere alla stanza dove c'è appunto la pianta stronzissima, o per meglio dire solamente le radici della pianta stronzissima, e poter far qualcosa lì. Però dobbiamo fare un giro del Menga, ragazzi, perché è veramente un giro del Menga che dobbiamo fare. Però, sempre meglio che niente. Adesso vediamo tutto. Anche perché per forza dobbiamo poterci riaccedere a quella parte lì, assolutamente. Ok, lì adesso non ci possiamo accedere perché ci sono sotto le scatole. Quindi adesso noi facciamo tutto il giro. Ma proprio tutto il giro. Però questa parte qua ve la faccio vedere perché comunque se mettete caso vi incasinate anche voi come ho fatto io o altro, almeno lo sapete. Comunque, ragazzi, ricordatevi sempre che Resident Evil basta ragionarci. Cioè, veramente ci metti poco a ragionarci e a capire dov'è che hai sbagliato o dov'è che comunque c'è qualche inghippo che ti fa sì che vai avanti. Basta solamente ragionarci un attimo e si va, che è un piacere, ragazzi, tranquilli. Ok, torniamo su di sopra, quindi. Cioè, anzi, su di sopra. Dove abbiamo chiuso le paratie, naturalmente. Ok. Quindi risaliamo ancora sopra, direi. Anzi, aspetta, c'era tecnicamente altro da fare, vediamo un po'. Si è notato lo stato normale, non c'è più bisogno di armeggiare con il sistema. L'acqua è stata già prosciugata, ok. La santa di pressione è già stata abbassata, ok. Là c'è però un computer acceso che non capisco se. No, non fa niente. Saliamo qua. Risaliamo. Purtroppo adesso dovete fare tutto il giro del Menga, ragazzi, per poter accedere qua. Però non è un problema, si fa. L'importante è che non ci siano più gli squalotti a rompere le palle. Ok, rieccoci qua, rieccoci. Come vedete qua è tutto normale. Volevo solo fare un giro per vedere se per caso c'erano rimasti, c'erano degli oggetti per terra o altro, ma non vedo niente, sinceramente. Quindi direi di no. Ora vediamo un pochettino la piantina se è tanto contenta di che gli abbiamo tolto la nutrizione, diciamo, il nutrimento. No, non è tanto contenta. Dentro non c'è niente di speciale. Non è necessario usare questo oggetto ora. No, non fa niente, mi sa tanto. Io però vorrei provare a far vedere un attimo se funziona. Può essere utilizzato. Ok, adesso però vedi, possiamo accedervi senza che le rompa le palle, cioè più di quel tanto, diciamo. Scusa un attimo, se io faccio così, non funziona, no. E se io uso il fuoco? Neanche. No, non posso farci niente qua. Non posso veramente far niente, che strano. Tanto è anche strano che lei non mi attacchi, eh. Però vedete, facendo così tecnicamente doveva darci una chiave, qualcosa. Abbiamo di nuovo fatto qualcosa che non dovevamo fare? Ci provavo. Ah, i tentacoli sembra che non mi facciano niente. Cioè, non mi vogliono a quanto pare. Cercavano solamente l'acqua. Questi qua sono gli altri che poi salendo su di sopra sono bastardissimi. Quindi
Quindi qua, allora siamo messi così, e ok. Quindi siamo di nuovo a corto di una chiave, cioè la chiave è quella che ci serve per poter appunto accedere alla stanza giù di sotto, cioè alla stanza su di sopra, diciamo. Però. No, qua non c'è niente. Qua c'è l'accesso di là, ma tanto non possiamo farci niente neanche qua, mi sembra. A meno che non si è sbloccato qualcosa, ma non mi sembra che ci fosse niente che si dovesse sbloccare di qua, infatti. Infatti, come vedete. L'acqua è scomparsa, non c'è più modo di procedere. Devi fare tutto il giro. Allora bisogna cercare una chiave, ragazzi. Perché al momento siamo bloccati di nuovo per una chiave. Prima era, per quanto riguardava appunto il... come si chiama? La parte, diciamo, elettrica del generatore. E adesso è questa, a quanto pare. A meno che non è qua intorno, ma non penso. No, infatti, qua è tutto rotto comunque. Ah, quindi dalla pianta non è. Dalla pianta non è. Controlliamo per bene sta parte qua. Qua non era però allagato, quindi in realtà era tutto a posto qua. Infatti tutto sembra normalità qua. Non vedo niente di strano. Torniamo giù di sotto. Forse ce la trova una chiave qua da qualche parte. Se comunque ti diceva così lui... Valvola 1, è ok. Altre cose qua non si vedono, qua. Qua c'è già giù da fare. Mi aspettavo sinceramente fosse lì dove c'è lo squalo, ma non ho visto niente lì dove c'è lo squalo, andiamo ancora a vedere lì. Ma in realtà non ho visto niente di strano dallo squalo, cioè ci ha fatto solamente tirare giù la leva e basta. La leva elettrica. Qua niente. Niente. Guardiamo bene qua. Oh, aspetta, qua c'è qualcosa, forse? No, sono tutte le luci che fanno credere che sia tipo sbrilluccicando. Vi ricordate, no? Perché purtroppo c'è, cioè, una cosa di istintiva che quando sbrilluccicano di solito gli oggetti. Ed è anche comodo come cosa, sinceramente, però. Comodo fino a un certo punto. Qua si sente l'affare elettrici. È ok. Ma. Scusa, se li vado qua davanti mi ammazza? No. Questo affare qua, che cos'è che serve? Cioè, sta valvola, generatore del sistema di controllo del flusso dell'acqua. Ma se noi non c'è più il flusso dell'acqua, perché potrebbe fulminarti, ho capito. Ma... Ok. Ah! Ho capito, ma vaffanculo. Ho capito, ragazzi. Cavolo, però sto pezzo qua non c'era prima, eh. Non vale. Ok? Non me lo faceva far prima. Caro il nostro squaletto. Ciao! E l'abbiamo fuso. Non serve una barca più grossa. Lol. È fuso. Perfetto. Ok, quindi noi possiamo tecnicamente scendere. Ok. Cosa?
Chiave casa custode. Ah, ragazzi. Va bene. Esamina. Gallery. Ok, ragazzi, questa qui è la chiave della galleria. Suca, stronzo. Minchia, ragazzi, oh. Sapevo che era ancora in vita perché mi ricordavo una scena. Mi sembrava di ricordare una scena simile nell'1, però potrei magari anche dire cazzata. Ditemelo anche voi, ragazzi, nei commenti, se mi ricordavo bene o meno. Però mi sembrava di ricordarmi una scena simile anche nell'1. Sempre con uno squalo, diciamo. Ok. Vedete che comunque c'era da fare qualcosa qua sotto. Lo immaginavo. Ok, ok, perfetto, perfetto. Allora, adesso andiamo dalla galleria. Abbiamo un po' poche ammo, eh. Siamo rimasti un po' un po' risicate siamo con gli ammo, però vabbè. Cerchiamo di farcele bastare. Cioè, abbiamo un casino di ammo di quelle mega potenti, però non abbiamo le armi adeguate. Cioè, tipo, il lanciagranate. Dove caspita è in questo qua? Cioè, non l'ho ancora trovato. Ed è strano, perché queste qua... Cioè, i colpi del lanciagranate le ho trovate fin dall'inizio. Però non abbiamo ancora trovato fisicamente il lanciagranate. Infatti prima, quando continuavo a guardare sopra lì dove c'era lo squalo, pensavo ci fosse lanciagranate, ma in realtà non c'era. Ok, andiamo alla gallery allora. La gallery. Ok, perfetto, abbandonala, perfetto. Allora, ragazzi, qua ci sono le api, eh. Ricordatevelo, ci sono le api. Ecco, appunto. Quindi cercate di scappare immediatamente, qua non si può andare. Via, 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 via. Oddio, c'è questo qua. Un cadavere con una contorta espressione di dolore sul viso. Ha qualcosa in mano. Spray insetticida, yeah. Oh, adesso vi faccio il culo. Procedere è troppo pericoloso. Però scusa, se io faccio... Non è necessario usare questo oggetto ora. Quindi in realtà lo spray insetticida forse serviva. Serve per la pianta. Giusto, 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 giusto. Via, via. E dai! Via, 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 via. Qua mi ricordavo che c'era una cazzo di... Ah, ecco la stanza, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. La stanza quella degli... Mi consumo il chiusura di una porta. Usarlo, sì. Ok, ok, perfetto. E... Ok. Quindi verde, arancione, rosso. E ma... Ah, verde. Verde sono 4. Arancione. Arancione sono 2. E... Rosso sono... 3. Perché non mi funziona? Era 4, 2, 3. Aspettate, non capisco. Questi qua sono quelli che abbiamo beccato nella stanza quella con i ragni. E ok. Non si intende, scusate, almeno secondo me, quante ciglia hanno ognuno di loro. Perché allora, nel primo sono 4, perché se vedete c'ha tipo 3 sopra e una sotto. Nella seconda sono 2, perché sono 2 sopra. Nella terza... Ah no, aspettate, forse ho capito. Ma porco 2. Allora è 1, 3. Ah, aspetta, ho capito. 1, 2, 3. Qua è 1, 3, e qua è
4, 5, 6. Però non funziona. Ok, c'è qualcosa che non quadra. Perché pensavo fossero che dicessero dove doveva andare. Verde, arancione, rossa. È rosa, quindi era una rossa. Ok. Questa non capisco. Prima che mi uccidano. Magari c'è scritto qualcosa. Diario del custode. No, qua c'è scritto solamente quando veniva moriva e basta. No. Testamento del ricercatore, forse? Ok, no. Giardino a casa del custode, si aspetta questa qua, forse. Rapporto penta 42, foto di famiglia, appunti, lettera di suicidio. Penta punto 42. Siamo ancora... no. Un attimo però, mi viene un attimo il dubbio di una cosa. Esamina. Uno spray da pompa contiene moltissimo insetticida. Ah, andatevene a fanculo. Cazzo di api di merda. Oh, ok. Allora, aspettate ragazzi, proviamo ad andare a mettere l'insetticida dalla pianta, dagli alla pianta, vediamo se cosa succede, perché secondo me potrebbe funzionare come cosa. Anzi no, aspettate un po', e se io mettessi di qua l'insetticida? Grande van. Questa non me l'aspettavo.